Era il discorso che ho appena detto del non esistono regole. C'è un'altra cosa fondamentale, specie quando si parla dei kit, che quello giusto non esiste, punto primo. Quello universale men che meno. Allora, tutti i kit, di fatto cos'è che sono? Sono soltanto delle raccolte di strumenti, oggetti, suppellettili, qualsiasi cosa io posso pensare di utilizzare, che mi siano utili per soddisfare una mia esigenza. Cioè non sono delle risorse, ma proprio degli strumenti. Non sono delle risorse perché? Perché a parte il tonno e Mars, le risorse hanno questa iella, che quando ce le ho, una volta che le ho consumate, non ci sono più. Tendenzialmente il kit si cerca di costruirlo sempre eliminando le parti di cose consumabili a favore di quelle che invece non solo non sono consumabili, ma mi possono permettere di consumare, quindi di arrivare a produrre, trovare, procacciarmi quelle che invece di quelle che avrò bisogno di consumare. Okay. Però dicevamo, non esiste quello giusto e non esiste quello universale. Sarebbe impensabile dire adesso faccio il kit, quello... Allora, se andate su internet lo trovate, di sicuro, e ve lo vendono. Ma il kit, quello che va bene per qualsiasi situazione, in qualsiasi frangente, per qualsiasi periodo di tempo, per qualsiasi numero di persone, non c'è. Quando assembliamo un kit, per quello che vi dicevo, non state a guardare l'elenco, perché, a parte che oltre sul sito dell'MRU lo trovate dappertutto centinaia di elenchi diversi, la cosa fondamentale è porre l'attenzione su definire il contesto in cui penso che potrei, in cui potrei trovarmi, in cui potrei andare a utilizzare quel kit specifico, e su quel set di assunti, di regole, di inferenze che ho sull'ambiente, su cui magari ho già una certa esperienza, cominciare a fare la raccolta e poi successivamente anche la scrematura di tutti gli oggetti di cui potrei avere bisogno e quindi comporre il kit in quel modo.